One Podcast. Se i Fratelli d'Italia non esistessero, bisognerebbe inventarli. È vero, sono il primo partito del paese e hanno stravinto le elezioni del 25 settembre 2022. È vero, dopo più di un anno, secondo i sondaggi, sono cresciuti ancora di altri 3 punti, rubandoli però agli alleati, la Lega del povero Salvini e Forza Italia dell'orfano Tajani. Però nonostante i successi elettorali, o forse proprio per questi, non passa settimana senza che l'ex Movimento Sociale Italiano non ci regali una chicca, una perla, un infortunio, uno scandaletto, una fesseria, una scivolata, una spallatina all'ordine costituito, oppure uno sberleffo alla disciplina e all'onore delle istituzioni. Circo Massimo, lo spettacolo della politica. Di Massimo Giannini. Anche il 2024, dunque, per il partito della Presidente del Consiglio è cominciato con un bel fuoco d'artificio. A spararlo, è proprio il caso di dire, è l'assai poco onorevole Emanuele Pozzolo, fino ad ora pressoché sconosciuto, invece deputato di Biella, ora salito agli onori delle cronache. Come sapete, è indagato per lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Da una sua pistola, infatti, è partito il colpo che nella notte di Capodanno ha ferito uno degli agenti di scorta di un altro simpatico camerata, e cioè il sottosegretario Andrea Del Mastro, che insieme a sua sorella aveva organizzato un bel veglione nella locale Prologo. Ora, di che stupirsi? Chi non va al cenone di Capodanno armato di una bella pistola? Dunque, dov'è lo scandalo? Il riflesso condizionato della destra cosiddetta di governo adesso sembrerebbe proprio questo. In realtà c'è davvero poco da ironizzare, purtroppo. Toccherà alla procura stabilire come sono andati i fatti e se davvero, come ha detto in un primo momento, Pozzolo ha portato l'arma alla festa, ma non è stato lui a sparare. Chissà, certe serate alcoliche possono anche giocare brutti scherzi. Vedremo. Ma intanto bisognerà prendere nota del fatto che questo eletto del popolo ha opposto l'immunità parlamentare ai magistrati che avevano chiesto di poter esaminare gli abiti che indossava il primo dell'anno. E bisognerà ricordare che questo simpatico personaggio, grande amico oltre che collega di Del Mastro, pare girasse armato anche alla Camera dei Deputati. E ancora, bisognerà tenere a mente che questo onorevole è un vero buon tempone. Pro God, pro gun, pro life. Cioè un Fratello d'Italia tutto d'un pezzo, davvero. Dio, patria, famiglia, ma anche moschetto, fucile e pistola. Tante gliene hanno trovate in casa, con il porto d'armi, per carità, ma insomma, una passione per lo sparo è evidente. Del resto, questa passione è condivisa da tutti gli ex missini. Il sottosegretario Fazzolari, plenipotenziario meloniano a Palazzo Chigi e da sempre strenuo difensore della lobby degli sparatori dei poligoni Tiro, e poi anche assiduo frequentatore di mostre, rassegne e sagre dove si spara e si pratica il tiro al volo. La stessa cosa vale per il ministro Lollobrigida, cognato della premier, figlio e nipote di cacciatori appassionati e assatanati. E poi ancora, la settimana scorsa, ce lo ricordiamo tutti, un altro senatore anonimo, ma anche lui salito agli onori delle cronache, Bartolomeo Amidei, che ha proposto niente meno di abbassare a 16 anni la soglia per poter usare fucili da caccia. Insomma, tra l'ultradestra e le armi c'è una ferrea consuetudine, un vero e proprio amore, che ora l'onorevole Pozzolo ha solo rinverdito. Ma nel suo caso c'è anche un po' di più, perché Pozzolo è anche un vero camerata, nel senso che non solo ama le armi, ma ama proprio il fascismo. E non lo è in senso figurato. Nel suo passato, infatti, c'è un po' di tutto. Sui suoi social vengono fuori scritte e pronunce inequivocabili. Ha scritto, infatti, che Benito Mussolini non era un criminale, ma uno statista, uno dei migliori che l'Europa abbia avuto. Ha aggiunto che l'unico difetto del fascismo non è stato ideologico, ma gestionale, cioè hanno funzionato male alcune cose, ma tutto l'impianto culturale e dittatoriale che c'era dietro era giusto. E infine ha concluso che una come Laura Boldrini il nome del duce non è neanche degna di pronunciare. Avete capito? Questo è Pozzolo,
Se poi ci aggiungiamo anche la sua sincera fede no vax e no green pass, beh, il quadro allora è completo. Dunque, due riflessioni spicciole si rendono necessarie. La prima è più specifica. Uno così, Giorgia Meloni, dovrebbe cacciarlo all'istante dal partito. Se non lo fa, vuol dire che Fratelli d'Italia è irriformabile. È esattamente questa roba qui, un impasto di nostalgie fasciste e di pulsioni belliciste, di ignoranza repubblicana e di intolleranza antidemocratica. La seconda riflessione è più generale, per l'appunto. Pozzolo è solo l'ultimo di una lunga serie. Ormai certe tragicommedie dentro la maggioranza si moltiplicano e si ripetono con una frequenza inquietante. Prima del Mastro e Donzelli, come abbiamo detto, poi Santanchè e Sgarbi, poi Crosetto e Lollobrigida, scivolate, sparate, conflitti di interessi. Ormai più che i Fratelli d'Italia questi sembrano i Fratelli de Reggio. Meloni non può far finta di niente e non basta far trapelare ogni volta retroscena giornalistici in cui si racconta di una Presidente del Consiglio infuriata con i suoi. Non basta l'indignazione, purtroppo, servirebbe un repulisti vero e proprio, ma come farlo? Non ci facciamo troppe illusioni. Questa, esattamente questa, è la destra al potere. Questa è la sua cultura politica, questo è il suo retroterra sociologico e ideologico, che va da Vannacci e arriva fino a Pozzolo. Di fronte alle proteste dell'opposizione, il partito meloniano, in una nota ufficiale, dice che è assurdo trasformare la vicenda Pozzolo in un caso politico. La verità purtroppo è un'altra, per nostra sfortuna. Il vero caso politico qui è proprio questo ceto politico. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.